I fabbricanti di apparecchi fotografici stanno proponendo delle fotocamere completamente diverse da quelle a cui eravamo abituati. Ricoh, ad esempio, propone una fotocamera in due pezzi, cioè una base e dei moduli da inserire in questa base. L'ultimo di questi moduli, che comprende uno zoom 28-300 mm e anche il sensore, sensore tarato sulle esigenze e sulle caratteristiche dell'obiettivo, è questo qua. Noi adesso lo inseriamo molto facilmente e usciamo a provarlo per farvi vedere un test sul campo. Fino a pochi anni fa la fotografia naturalistica richiedeva un'attrezzatura molto pesante, lunghi tele, pesanti e costosi. Oggi col digitale le cose sono cambiate molto. Anche con una fotocamera come questa, la Ricoh GXR, corredata del nuovo modulo 28-300, riusciamo a fare delle fotografie di natura di buon livello. E adesso proviamo a fare qualche foto con la focale a 300 mm. Adesso proviamo a fare anche una ripresa video. La modalità video si imposta dal menu Scene. Adesso stiamo riprendendo questo gruppo di papere, stanno arrivando anche i piccoli. Quelle che ho in mano sono due memorie, una elettronica, l'altra ottica, sono una scheda SD e un DVD. Noi oggi normalmente registriamo i file delle nostre immagini sulla scheda SD, dopodiché li riportiamo su un DVD per avere il nostro archivio. Questo in futuro potrebbe essere il compito anche della scheda SD. SanDisk infatti ha prodotto una scheda che si chiama Worm che non si può riscrivere. In pratica il contenuto rimane inalterato nel tempo, noi possiamo prendere i file, registrarli sul computer o su altri supporti, ma quello che rimane nella scheda rimane inalterato, rimane l'originale. Questa scheda è stata recentemente adottata dalla polizia giapponese, che la usa per archiviare e tenere in memoria la documentazione di delitti e infrazioni. Oggi le fotocamere che sono in grado di girare video di ottima qualità sono molte, quindi sono anche nati molti accessori per facilitare le riprese video. Tra questi ha attirato la nostra attenzione un kit formato da una impugnatura e da una lupa di ingrandimento da mettere sul LCD per avere una visione migliore. Questo kit è fabbricato apposta per le Olympus Pen. Chi fosse interessato lo può trovare ed eventualmente acquistare nel sito che state vedendo in sovraimpressione. Le mostre fotografiche con le immagini appese alle pareti sono una realtà consolidata, però gli strumenti e le nuove tecnologie potrebbero cambiare questa abitudine. Recentemente siamo andati a vedere una mostra di Medici Senza Frontiere e le immagini non erano appese alle pareti con le solite cornici, ma erano visualizzate nei nuovissimi schermi di LG.
L'impatto è molto coinvolgente ed è certo indizio di una nuova tendenza. Proseguono sul nostro portale i tutorial dedicati al programma Aperture 3 di Apple. La nuova puntata è dedicata alla gestione dei RAW. L'intero video è visibile sul nostro sito che vedete in sovraimpressione nella sezione tutorial. Andiamo nel pannello regolazioni. Aperture ci mostra di default, vedete, l'indicatore dei punti di messa a fuoco della nostra macchina fotografica, in rosso il punto su cui abbiamo fatto il fuoco. Io vi consiglio di deselezionare questa opzione e di lasciare invece attiva, o comunque selezionarla quando lo ritenete opportuno, la visualizzazione delle zone sottoesposte, cioè quelle con i neri pieni, e delle zone sovraesposte con i bianchi puri.